Ciao e benvenuto su Resin Plant IDS, il canale di Resin Plant dedicato alle caratteristiche tecniche, Technical Data Sheet, TDS appunto. Parliamo un po' del problema delle bolle. Allora, partiamo sempre con il buon senso. Qual è il nostro hobby? Lavorare in legno? Bene, che cosa facciamo? Quali sono le prime cose che compriamo quando vogliamo lavorare in legno? Ci compriamo un seghetto, ci compriamo un trapano, acquistiamo una macchina per levigare. Sono cose che siamo costretti a comprare, se vogliamo ovviamente seguire quella passione. E se invece ho una passione per il ferro, mi piace creare oggetti con il ferro, che cosa dovrò comprarmi? Anche qui, comunque, un trapano, un seghetto, una saldatrice. Mi spiegate perché se ho la passione per creare oggetti con la resina, sia colate ad esempio con la tecnica Resin Plan sulla gomma, oppure colate su stampi con le resine per i gioielli, mi spiegate il motivo per cui non devo comprarmi un'attrezzatura al pari di una maschera, al pari di contenitori adatti, al pari di una bilancia di precisione? Costa pochi euro. Ma almeno saremo sicuri che quando andremo a pesare i due componenti sarà precisa. Perché devo per forza abbassarmi a seguire dei palliativi assurdi quando l'unica soluzione è quella a fare là. Non costa molto. Con 100 euro possiamo comprarlo tranquillamente. Io ho speso anche molto meno. Perché, non fatelo, ho preso questo qui come contenitore. Quella semplice pompa l'ho pagata semplicemente 60 euro su Amazon. Questo qui penso di averlo pagato intorno a 20 euro. Ma l'ho preso in questo modo semplicemente perché è l'unica cosa che ho trovato durante il lockdown che mi dia la possibilità di farvi vedere che cosa accade all'interno quando togliamo l'aria, quindi degassiamo la resina. Proviamo allora a vedere che cosa questo oggetto fa. Ho voluto utilizzare per questa prova l'RP600, poiché è una resina poliuretanica alifatica, quindi adatta per creare oggetti in ingiallenti e in modo molto veloce, poiché essendo una poliuretanica ha un pot life di 15-20 minuti e un impiegamento apparente di solo 2 ore. Viene utilizzata in campo professionale anche per rivestire e proteggere delle superfici, in quanto una volta acquistate le sue complete proprietà, ha polimerizzazione completa e antigraffio. Creando un oggetto colorato o pigmentato non avrei la necessità di doverla degassare, ma dal momento che voglio creare un oggetto trasparente non ho altre alternative, poiché essendo appunto veloce non potrei riscaldarla e attendere che le bollicine escano da sole. Anche se vogliamo colorarla o pigmentarla, se disponiamo di un degassatore, il mio consiglio è comunque quello di utilizzarlo, perché saremo sicuri al 100% di non avere nessuna bollicina all'interno. Come vedete, la miscelo tranquillamente senza nessuna fobia di miscelare lentamente per non creare delle bolle. Vi consiglio sempre di utilizzare un contenitore molto più alto, in quanto una volta accesa la pompa, come vedremo, le bollicine saliranno verso l'alto. Quindi se il nostro contenitore è basso, ci sarà la possibilità che la resina possa traboccare dal contenitore, quindi andremo a sporcare la camera.
A questo punto apro la valvola in modo da permettere all'aria di rientrare nuovamente nella camera. Ebbene, come potete vedere, non c'è assolutamente nessuna bolla. La verso in uno stampo già gommato in precedenza con l'RP300 per avere una superficie lucida. Verso inoltre anche in uno stampo con uno spessore, poiché la resina non ha assolutamente nessun problema di spessori, non produce esotermia in quanto la sua temperatura al massimo raggiunge i 40 gradi. Quindi posso colarla in qualsiasi stampo, anche alto, e oltretutto non è aggressiva nei confronti dello stampo, nei confronti del silicone. Bene, dopo poche ore, 2-3 ore, la vado a rimuovere dallo stampo. Non ho utilizzato nella maniera più assoluta nessuna fiamma, nessuna pistola termica, non ho utilizzato l'alcol isopropilico e come vedete è perfettamente trasparente senza bolle. Non potrei nella maniera più assoluta utilizzare questa resina senza un degassatore. Se voglio ottenere delle superfici iningiallenti, trasparenti e antigraffio. Oltretutto anche in pochissimo tempo e senza problemi di spessori. Vedo spesso nei gruppi o anche su YouTube consigli praticamente inutili, semplici palliativi o addirittura consigli pericolosi. C'è chi usa la fiamma, c'è chi utilizza la pistola termica, c'è chi consiglia di riscaldare la resina vicino a una fonte di calore, c'è chi consiglia di mettere i recipienti a bagnomaria, c'è chi dice di non utilizzare una bassalingua in legno per miscelare, c'è chi consiglia di acquistare una resina perché fa poche bolle. Ma obiettivamente tutti questi consigli a cosa ci possono portare? Perché poi questo è il punto. Quali possono essere gli svantaggi di questi consigli? Ebbene, andiamo a vagliare uno per uno tutti questi consigli. A mio parere inutili, perché basta un semplice degassatore e abbiamo risolto il problema. Io ad esempio non acquisterei una resina perché fa poche bolle, perché può essere un limite che mi preclude le altre caratteristiche invece, che possono essere più adatte all'utilizzo che dovrò farne. Vi faccio un esempio. Mi piace realizzare degli oggetti particolari, statuine o comunque cose che, se maneggiate in modo incauto, ad esempio da un bimbo, e cascano in terra, possono rompersi. E quindi che cosa vado a scegliere? Andrò a scegliere una resina, ad esempio, con un modulo elastico molto basso. Perché? Perché se la farò cascare in terra, non mi si romperà. E quindi andrò a scegliere la resina secondo queste caratteristiche. Oppure voglio realizzare qualcosa che stia semplicemente in casa come soprammobile, non ho bimbi. In casa non è esposta alla luce diretta del sole. Ok, andrò a acquistarmi una resina con i classici filtri UV, formulata per creare oggetti che possano stare in casa, che possono essere maneggiati. Voglio crearmi un monile da portare addosso. A me piace il mare, quindi d'estate sarò comunque sempre a prendere il sole.
sceglierò una resina alifatica che non ha i filtri UV perché non ne necessita, in quanto all'interno non ha sostanze che possono interagire con la luce del sole, con alcune frequenze della luce, in modo che con il tempo l'oggetto che ho creato non viri di colore o si opacizzi, oppure se è bianco o trasparente non ingiallisca. Devo realizzare un oggetto strutturale? Sceglierò una resina formulata espressamente per creare oggetti strutturali, quindi con caratteristiche molto ben diverse, ad esempio da quella che può essere una resina per gioielli. Ebbene, non si può scegliere una resina semplicemente perché fa poche bolle. Guarderei ad esempio se è senza solventi, quindi free solvent. Guarderei ad esempio se è wok free, perché mentre ovviamente realizzo il pezzo, una resina wok free è sempre meglio di una resina normale, perché non ha al suo interno sostanze volatili. Ad esempio, vorremmo realizzare un oggetto basso. Quindi andremo ad acquistare una resina per bassi spessori. I consigli in questo caso, appunto per non creare le bolle, sono quelli di riscaldare la resina a 40-50 gradi, portarla, che ne so, con una stufetta oppure appunto il bagnomaria. Per carità, la resina al caldo piace perché aiuta comunque la polimerizzazione. Però che cosa ci può accadere? Innanzitutto andremo sicuramente a diminuire quello che è il pot life, cioè il tempo di lavorabilità della resina. Ora, se è quello che cerchiamo, ok, va bene riscaldare la resina. Ma se non è quello che cerchiamo, perché ci servirà comunque il tempo per poterla lavorare nello stato di liquido, non ad esempio di gel, ovviamente riscaldare la resina in questo caso è l'inconveniente, perché ci ridurrà il tempo di lavorabilità. C'è anche un'altra cosa però molto importante da tenere in considerazione. Noi vogliamo creare uno stampo appunto di 1 cm, con una resina consigliata per spessori da 1 cm. Quindi abbiamo bisogno di miscelare 100 g di resina nel nostro bicchierino. Più o meno 100 g di resina sono qua. Allora, che cosa succede? Io riscaldo i contenitori davanti a una fonte di calore, dovrò perdere tempo a roteare il contenitore perché comunque il calore deve essere omogeneo. Oppure la riscaldo a bagnomaria, quindi devo attendere, riscaldare l'acqua, consumare energia per riscaldarla a bagnomaria. Dopodiché vado a miscelare la resina. Il consiglio è sempre associato ad un altro consiglio, cioè quello di lasciare il contenitore e attendere che le bolle salgano in superficie. Ma in questo modo, oltre a ridurre appunto il pot life, come ho detto prima, potrei avere un inconveniente ancora peggiore. E quale? La resina epossidica soffre dell'effetto massa. Quindi abbiamo detto che più o meno 100 grammi sono qui. Ma abbiamo scelto una resina per realizzare in uno spessore basso, quindi di 1 cm. Ma lo spessore è molto più alto. E cosa può accadere? Può accadere che, proprio in virtù dell'effetto massa, si produca un'esotermia eccessiva. La resina produce un calore alto, che può non solo rovinare la resina, e quindi c'è anche la possibilità che, nell'attesa che escano le bollicine, perché questi sono i consigli, riscaldare la resina, miscelarla lentamente e poi attendere finché le bollicine non vanno via. Ecco, che cosa può accadere? Può accadere che, ad esempio, possiamo andare a prendere la resina e in realtà è già fuori dal suo pot life o addirittura indurita. E quindi questo tipo di consiglio lo trovo inadatto, oltre a portarci anche complicazioni. Il nostro bassalingua di legno, poverino, io lo trovo molto utile invece, perché costa pochissimo, perché possiamo anche dimenticarci di pulirlo, se siamo ad esempio distratti, che non avremo creato assolutamente nessun danno. Se invece ci dimentichiamo di pulire una spatolina, beh, dovremo lavorare un po' per pulirla.
oppure ricomprarla. Quindi obiettivamente io non ci trovo assolutamente nessuno svantaggio ad utilizzare una bassa lingua. Anche perché, considerate una cosa, quando voi andate a miscelare, anche se lo pulirete per bene, comunque la resina avrà impregnato il legno. E quindi, tutto sommato, non vedo tutti questi grossi problemi di non utilizzarlo perché crea le bolle. Che cosa può accadere se utilizziamo una fiamma per scoppiare le bollicine sulla resina? Sapete la temperatura di una fiamma qual è? La resina è un prodotto chimico ed è costituita da diversi componenti, alcuni dei quali possono essere danneggiati o evaporare con il calore della fiamma. Quindi vi sconsiglio, nella maniera più assoluta, di utilizzare una fiamma, perché oltretutto è molto pericolosa. Che cosa può accadere se utilizziamo una pistola termica? Beh, questa comunque rispetto alla fiamma fa molti meno danni. Anche perché magari possiamo controllare la temperatura. Quindi la temperatura deve essere comunque non eccessiva e non dovete mai insistere nello stesso punto. Ma che cosa ci risolve? Ci risolve semplicemente le bollicine di superficie. Però a quale inconveniente possiamo incorrere se utilizziamo una pistola termica? Soprattutto nel modo sbagliato. Ovviamente andremo a creare una differenza di temperatura. Come sapete, la resina è un materiale termoindurente e quindi avremo praticamente una resina a due velocità. Se dobbiamo realizzare un oggetto molto trasparente, non è indicato. Perché? Perché comunque dovremo poi andare a levigare. Perché sicuramente sulla superficie si formeranno delle imperfezioni. Qual è un altro consiglio anche che vedo spesso nei commenti? Quello di miscelare lentamente. Ora, ve lo immaginate voi la fobia a dover miscelare lentamente per non creare le bolle? Senza considerare che possiamo anche non incassare l'assicurazione. Rovinato, anzi, non posso fare più niente, né mangiare, leggere, scrivere, posso fare solo lo zabaione. Cosa? Zabaione, quello che si rompe le uova e poi si comincia a sbattere così, quello lì mi viene bene, faccio dolci da mattina alla sera. Rischiate di non miscelare bene i due componenti. E che cosa può accadere poi? Nella vostra colata o nel vostro manufatto ci possono essere delle zone in cui i componenti sono ben miscelati, in altre zone in cui i componenti non sono stati miscelati, non si sono ovviamente uniti perfettamente. E quindi noterete magari dopo la polimerizzazione che alcune zone sono molto più dure e altre sono più morbide. Questo è un problema dovuto alla cattiva miscelazione. Il consiglio quindi quando dovete miscelare, raschiate sempre i bordi e il fondo. Quindi questo non sempre può andare bene. Perché? Guardate il fondo. Non è omogeneo, non è pari. Ha un piccolo scalino dove ovviamente si può depositare una parte o l'altra di prodotto e quindi non sarà miscelato bene. Utilizzando ad esempio invece un contenitore adatto, non ci sarà questo problema perché avremo la possibilità di miscelare perfettamente, raschiando i bordi e raschiando ovviamente anche il fondo del contenitore. Come fate ad accorgervi se avete miscelato bene? Lasciate sempre il contenitore vicino alla vostra creazione. Quando volete vedere se la resina è perfettamente polimerizzata, non fate altro che toccare quella rimasta nel contenitore. E poi al limite toccate l'oggetto. Ma se nel contenitore troverete sempre dei residui che non sono induriti, vuol dire che non siete stati bravi a miscelare. Mentre invece, se siete stati bravi a miscelare, si sarà perfettamente indurita tutta la resina anche rimasta nel contenitore e quindi potrete tranquillamente toglierla. Secondo voi è più corretto miscelarla in questo modo?
a miscelarla in quest'altro. Secondo il buon senso, è questo. Non capisco perché ci sono dei video su YouTube dove viene miscelato in questo modo qua. Non è il modo corretto. Dovete sempre utilizzare una paletta, una bassolingua, oppure una spatolina, uno strumento adatto per miscelare. Perché in questo modo non state miscelando assolutamente niente, o quantomeno non lo state facendo nel modo corretto. Quindi effettivamente quell'oggetto che cosa ci risolve? Non solo il problema delle bolle. Miscelate tranquillamente la resina, create tutte le bolle che volete, senza assolutamente nessun problema. Dopodiché lo degassate. Stop. Finito. Non avrete nessun tipo di problema. Quando invece ha senso riscaldare i contenitori della resina? Capita spesso che il materiale viene comunque possa rimanere fermo, ad esempio nel mezzo di trasporto del corriere. E con le temperature basse la resina può cristallizzarsi. Quindi è possibile che vi possa arrivare a casa un contenitore che invece di essere trasparente è praticamente bianco, perché la resina si è cristallizzata. A quel punto che cosa posso fare? Posso riscaldare la resina e portarla a una temperatura in modo che possa riacquistare le sue caratteristiche. Quindi l'unico strumento a mia disposizione per fare in modo di non avere comunque nei miei oggetti le fastidiose bolle è semplicemente il degassatore. Non ce ne sono altri. Se questa passione di lavorare la resina è una cosa che vi prende, che vi piace e che volete comunque continuare, il consiglio che posso darvi è quello comunque di acquistare il degassatore. Perché? Perché è utilissimo, come avete visto. A volte può accadere però che anche se abbiamo degassato la resina si possono comunque formare delle bolle. Qual è il motivo principale? È semplicemente perché abbiamo colato su una superficie che è porosa, quindi che ha all'interno delle bolle, e la pressione della resina le farà uscire. Quindi o trattiamo a priori con un altro prodotto o con la stessa resina quel materiale, quella superficie, altrimenti è possibile che quando andremo a fare la colata potremo poi vedere le bolle. Bene, per concludere, come abbiamo visto, il problema delle bolle non è assolutamente un problema impossibile. Basta un semplice degassatore ed è risolto. Non ho capito, scusa. Ah, ma te le bolle le volevi aggiungere, non togliere. Potevi dirlo prima? Solo che ora si è fatto tardi. Ti do un input allora. C'è un gruppo di amici su Facebook, Resinidea. Iscriviti e saranno tutti molto gentili e pronti ad aiutarti. Guarda sulla destra, sotto la parola informazioni, e vedrai che ci sono dei tag. Cerca la parola Francarelle, come inglobare le bolle. Oppure scrivili direttamente. Ciao!